cioè è normale che se anch'io, io non sono occupante, io sono proprietaria della casa dell'Ale, però se io dovessi trovarmi in una situazione del genere, penso che sarei la prima a farlo, anche se ci metterei un bel po' di tempo prima di farlo, però se sono arrivo alla disperazione è il primo passo che farei. Io pagavo un tot di affitto e adesso mi sono vista triplicare 3 volte l'affitto perché pago di più di spese condominiali, pago di spese, non so se capisci quale spese si paga di metano ed è arrivato a un eccesso incredibile, perché ci sono queste case vuote, è normale che noi paghiamo anche per quelli che non ci sono dentro, per cui sarebbe più per me risparmiare perché dassero queste case, visto che ci sono datele, poi si arrangeranno gli altri a metterle a posto. Anch'io sono entrata in questa casa e non posso, e non vi posso dire cosa ho trovato, però pur di avere questo tetto me lo sono messa a posto da sola, fine. Eppure non sono stata abusiva, ho fatto tutto a mie spese senza chiedere niente all'Aler. È colpa di crisi, non è colpa degli occupanti. Perché? Perché l'inoccupante è obbligato a fare questa cosa qua. Per dove va? Io c'ho come io, c'ho 2 bimbi, c'ho la moglie, ho lavorato per tanti anni, pagato le tasse, pagato tutto quello che devo pagare. Sono regolari dal 91. E ho trovato in situazioni che non riuscivo a fare niente come tutti gli altri. Alla fine dove vado? Vedi, ma tanti anni che perdano soldi. Tante persone hanno entrato, sì, mi dispiace, ma però se fanno il contratto va bene per noi anche per loro. Un sacco di soldi che guadagnano anche loro, anche noi siamo così. Per la possibilità, per paghiamo l'affitto, paghiamo lo stesso. Senza, perché le case, anche siamo entrate le case rovinate, le sistemiamo noi. Ognuno che entra a casa non andare come a una cascina. Io come la casa mia l'ho sistemata bene. Che si diano anche le case in stato di fatto, poi con la scadenza si porteranno le dovute certificazioni. Non è possibile che le case rimangano vuote e la gente per strada.